Vediamo, vediamo in questo video sette segreti del linguaggio del corpo che attraggono gli uomini. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i miei social e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Basta che vai nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ti ricordo inoltre che se vuoi fare una piccola donazione, anche solo di un caffè, è sempre ben accetta. Basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino Super Grazie e fai una piccola donazione al canale. Adesso vediamo sette segreti del linguaggio del corpo che attraggono gli uomini. Allora, è evidente che devi imparare ad attrarre gli uomini utilizzando soprattutto la comunicazione non verbale. Ma senza apparire un puttanone da corsa, senza apparire un mignottone da competizione, perché questo innescherebbe meccanismi di squalifica, cara Margasciona. Quindi, al contrario di quello che tu pensi, se vuoi veramente attrarre un uomo, attrarlo a 360 gradi e indurlo a vederti come la donna giusta per lui, ti devi coprire, non devi scoprirti. Perché oggi, dove c'è tutto questo zoccolame in giro, in circolazione, la vera donna trasgressiva è quella elegante, femminile e coperta. Ovviamente coperta non significa che deve avere il burqa, significa che deve avere le gonne al ginocchio, leggermente eventualmente sopra il ginocchio, strette, le gonne tubino strette, che quindi evidenziano un po' le tue forme, che d'altra parte dovresti curarle, perché questo non ci vuole veramente niente, basta andare in palestra, insomma, attitudini sane di comportamento, anziché stare a casa a sbafare lasagne e profiterol e bignè, vai in palestra, ti alleni con i pesi e vedrai che tonificherai i glutei facendo lo squat. Non servono le mutande rinforzate con imbottite per far vedere che hai i glutei o le calze imbottite per far vedere che hai i glutei più sodi. Fai lo squat in palestra. E quindi una volta che, perché questo è fondamentale, ma puoi farlo anche a 50 anni, a 60, cioè ovviamente se non hai mai fatto allenamento, ovviamente tutto va fatto in modo graduale, ma questo è molto importante. Tra l'altro in palestra spesso vedi donne che fanno esercizietti così con lo squat è l'esercizio principe, guarda, posso garantirti per gambe e glutei. Però poi una volta detto questo devi coprirti, quindi la prima cosa è coprirti ma con abiti che possano evidenziare le tue forme, che ti facciano apparire elegante, che ti facciano apparire professionale, diciamo realizzata, una donna realizzata. Non serve che utilizzi marche costose che tanto gli uomini manco conoscono. L'importante, ripeto, una gonna tubino nera proprio sopra il ginocchio con un paio di scarpe col tacco non altissimo, a meno che non sia proprio nana, diciamo così, ma il tacco 8 centimetri va benissimo perché è esagerato, poi sembra che vuoi stupire, vuoi fare chissà che cosa. E poi ovviamente, come dire, le calze velate, molto importante perché tolgono un po' di difetti dalle gambe, poi comunque piacciono molto agli uomini, magari con qualche pizzo che sedendoti, esclusivamente sedendoti, può intravedersi, ma l'esibizione deve avvenire in modo casuale, quindi la seconda fase è quindi coprirti, scollature evitale, però puoi mettere una camicetta, diciamo che magari abbassandoti si può un po' intravedere un po' di décolleté, ma non è questo, serve per attrarre, capito? Senza avere meccanismi di squalifica. Quindi poi un'altra cosa molto importante è farti percepire come una donna gentile. La gentilezza, essere gentile, guardare negli occhi e sorridere, attrae molto gli uomini. Essere una donna gentile, essere una donna, come dire, premurosa nei confronti di un uomo, piace moltissimo perché ricordo un po'
il modello materno. Non sembra, ma gli uomini sono attratti da donne gentili. Materne, diciamo, un po' servizievoli, diciamo, che si fanno vedere di essere un po' geishe da un certo punto di vista, danno questa cosa qua, ma poi nel contempo dimostrano, ad esempio, in ambito lavorativo, in ambito sociale, di essere realizzate. Questo è fondamentale e ti suggerisco di realizzarti veramente. Questo è un altro punto molto importante. Poi, a livello non verbale, è importante la paralinguistica, la voce. Evita voci stridule. Se hai la voce stridula, eccessivamente squillante, l'importante anche qua, la via di mezzo è la cosa migliore, perché neanche la voce da camionista tabagista va bene. Ma una voce femminile, soprattutto la capacità di variare il tono di voce. Non deve essere monotono perché ti fa apparire come donna noiosa. Quindi questo è fondamentale. Molto importante è anche l'attitudine mentale, il mindset ottimista. Gente allegra, il ciel aiuta. Una donna ottimista, una donna che sa focalizzarsi sugli aspetti positivi della vita, attrae naturalmente, conquista naturalmente un uomo. E poi tutta una serie di gestualità, come ad esempio scoprirti il collo, scoprirti i capelli. I capelli, se ti suggerisco, se puoi, ovviamente, se non ci sono problemi, meglio lunghi che corti, molto curati. Curateli molto perché è un fattore importante. Mani e capelli vanno curati tantissimo, ma non con unghie di plastica e extension finte, o come dire, ciglia di plastica finte, perché tutte queste finzioni alla fine non vanno bene, valgono niente. Più naturale possibile sei, meglio è. E quindi muovere la testa, scoprire il collo dai capelli coperti. Tra l'altro, muovere i capelli genera anche produzione di feromoni. E non dimentichiamoci che l'essere umano, anche maschio, è comunque sempre un animale ed è attratto dai profumi. Quindi questo è un altro punto molto importante che ti suggerisco di mettere in atto. E poi, mentre parli, scopri i polsi. I polsi sono un'altra parte molto sensuale. Ti suggerisco anche di, mentre sei seduta con le gambe accavallate, alzare un attimino la gamba in questo modo, in modo tale che sia evidenziato il piede in qualche modo. Questo può attrarre una buona percentuale di maschi, c'è cioè un qualcosa di feticismo legato al piede, no? Quindi evidenziarlo così naturalmente genera attrazione. Ecco, questi sono i gesti principali del linguaggio del corpo e comportamentali che attraggono gli uomini. Ovviamente questa è l'esca, che tra l'altro non innesca meccanismi di difesa perché vieni vista come una donna comunque attraente, comunque elegante, comunque sensuale e ti farà, diciamo, far sì che lui farà delle cose per te. Poi è necessario che tu metti dei vincoli, che tu metti delle condizioni per vincolare, appunto, e far sì che investa di più su di te. Più investirà, più si coinvolgerà e si innamorerà di te. Metti un like se il video ti è piaciuto e ovviamente condividi questo video con tutti i tuoi amici.